Ciao a tutti, io sono Ol, siete su The Breakfast Bug e questa è l'anteprima di Snake Ninja, titolo di Starfall Studios, gruppo indie che è riuscito a finanziare il gioco nel 2015 e che vedrà la luce molto probabilmente nel primo trimestre del 2017, comunque per stare abbastanza tranquilli, dato che hanno slittato già l'uscita di qualche mese, nel 2017, nei primi mesi del 2017, uscirà su Steam e su Wii U. Quindi la Wii U probabilmente si vedrà questo gioco come uno degli ultimi giochi disponibili sulla piattaforma. Il gioco è, come vedete, un platform con elementi di stealth 2D e richiama come gameplay soprattutto un titolo molto importante per quanto mi riguarda, ma comunque molto carino e vi consiglio di recuperarlo, che si chiama Mark of the Ninja e richiama anche l'ultimo Assassin's Creed, composto da tre episodi che sono fatti sulla falsariga di Mark of the Ninja, quindi nulla di nuovo all'orizzonte. La grafica, a detta dei ragazzi di Starfall Studio, si ispira moltissimo a Mario, e infatti è abbastanza vero. Questo platform, come vedete, io sto saltellando in giro, ha delle forti componenti stealth, anzi, probabilmente è la caratteristica più interessante di tutto il gioco. Ogni capitolo può essere superato in modalità estremamente stealth oppure combattendo contro tutti i presenti, anche se non è molto facile. Chiaramente, in base alla qualità del nostro giocato, ci verrà assegnato un punteggio a fine del livello. Vi sto facendo vedere il livello chiamato Bento Plain del secondo capitolo, secondo mondo, che qui chiamano capitolo. I capitoli sono 5 per il momento e io lo sto giocando sulla beta build che mi è stata fornita dai ragazzi di Starfall Studios qualche mese fa, quindi non è completamente aggiornata. Non so se oggi, a poco tempo dall'uscita del gioco, sia stato introdotto qualcosa di nuovo. Credo di no. Questa build beta che mi è stata fornita permette di giocare i capitoli, il primo capitolo, un livello del secondo capitolo, un livello del terzo capitolo e un livello del quinto capitolo. Non credo ci sia il quarto capitolo, comunque vediamo adesso appena finisco questo, ve lo faccio vedere. E è mia intenzione portarvi appunto il gameplay del gioco in questa fase, quindi non farvi vedere i primi capitoli, ma farvi vedere un po' di varietà. E gli ultimi capitoli, dato che sono disponibili in beta solamente per un livello alla volta, rendono tutto più facile. Come vedete, io vi ho già detto, ho diversi modi per approcciare i nemici. Posso chiaramente stordirli, posso nascondermi, posso combatterli apertamente. Molto bello di questo gioco, che probabilmente la cosa che ho trovato più piacevole e più innovativa è la possibilità di interagire con l'ambiente in modo estremamente buffo. Qui c'è il maiale, c'è la pecora, Sheep, che mi permette di nascondermi nella sua lana. Tutto questo l'ho trovato estremamente interessante anche perché ad ogni mondo corrispondono diverse situazioni e diversi anche modi di approcciare il gioco, di superare i livelli. Quindi, per il momento, tutti i livelli che ho giocato li ho trovati variegati, interessanti. I livelli non sono tanto lunghi, qui l'abbiamo già finito. Come vedete, alla fine di ogni livello, ed è così per tutti i livelli, ci troveremo questi tre signori saltellanti. Se noi colpiamo con la mazzetta il gong a ritmo, ci prendiamo un punteggio maggiore. Possiamo rigiocare il capitolo e ci viene assegnato, come avete visto, una pagella. Ok, andiamo avanti. No, ci sono due livelli nel capitolo 2, ve li faccio vedere perché sono molto molto carini. Questo è ambientato in questa zona, in primavera, forse estate, mentre ci sono anche zone invernali e quindi che hanno proprio introducono un gameplay diverso. In ogni caso, ogni livello ha qualcosa di diverso, di interessante, quindi questo tende a non annoiare. Come vedete, in questo livello, diversamente dall'altro che si trova nello stesso mondo, abbiamo la meccanica dei falò. I falò illuminano la zona circostante e ci rendono visibili. Se noi passiamo nelle zone d'ombra, rimaniamo automaticamente nascosti ai nostri avversari, che sono degli ovetti come siamo noi.
Tornando a noi, mentre cerco di andare avanti, come vedete io sto giocando con Sensei, il vecchietto con i baffi bianchi. Sensei ha delle abilità, che sono, per esempio, la capacità migliore di rimanere nascosto. Ha dei dardi, come vedete in alto a sinistra, che permettono di far addormentare i nostri nemici. Ha un gomitolo che non mi ricordo cosa fa, ma magari lo proviamo. Quindi ha delle caratteristiche di questo tipo. Ci sono altri personaggi. Oh, mi hanno preso un attimo, che adesso lo ammazzo, forse. No, mi hanno preso. Vedete che c'è lo sneak attack. Ok, li ho presi entrambi, adesso li faccio scoppiare così non mi danno più fastidio. A volte rimane l'elmo che può essere visto dai colleghi. Il mio sensei è quello che mi piace di più. Ho provato tutti i personaggi, sono questi. Ciascuno di loro ha delle caratteristiche diverse. Il ninja, per esempio, è più ninjoso. Il guerriero, invece, ha più armi, utilizza più armi e è ideale per lo scontro corpo a corpo, un po' di più. In realtà questo gioco non si presta benissimo per la mia esperienza al corpo a corpo. E in ogni caso i punteggi sono più alti se riusciamo a fare le cose in stealth. Questa ruota qui ci permette di cambiare lo strumento. Adesso proviamo il dardo, ma ero troppo vicino, mi ha visto. Però l'ho preso, perfetto. E quindi adesso cerchiamo di far andare via questi. Ok, proseguiamo. E poi la geisha ha anche altri strumenti. Comunque i personaggi sono tutti divertenti. Per quanto riguarda i livelli, ve l'ho già detto, ci sono livelli divisi per mondi, ogni mondo ha delle tematiche uniche, ogni livello al suo interno ha delle meccaniche uniche, perlomeno per quanto riguarda la demo, poi magari i livelli che verranno distribuiti nel gioco completo avranno dei punti in comune un po' più chiari, però chiaramente non posso provare, adesso come vedete due livelli dello stesso mondo sono leggermente diversi. Non solo, abbiamo diversi personaggi, abbiamo diversi mondi, diversi livelli, ma abbiamo anche diversi nemici. Sono grossi il doppio, che hanno delle caratteristiche particolari, quindi possono essere migliori come forza, quindi più potenti, più forti, più difficili da battere. Alcuni nemici trasportano chiavi che ci servono per aprire forzieri, altri nemici hanno l'arco e ci possono attaccare da distanza. Quindi credo sia quello la sua, no, quello la sua è solo una spiga in bocca. Quindi abbiamo diversi anche nemici. Insomma, i ragazzi da Star Fox Studios, anche se sono un gruppo di quattro persone, sono tutti molto giovani, ci sono dati da fare. Non hanno utilizzato i rimandi per, non so, trovare una scusa, ma in realtà stanno realmente sviluppando cose nuove, probabilmente non si aspettavano il successo ottenuto dalla campagna Kickstarter, un successo così alto perlomeno, anche perché sono stati finanziati anche dopo la campagna Kickstarter in altro modo. Se volete andare sulla loro pagina, qui trovate il link per poter donare al progetto e quindi quando si sono trovati in mano magari un budget un po' più alto, hanno deciso di sfruttarlo nel meglio. E quindi muoversi nell'avverso dell'espansione del gioco. Io adesso cercherò di far addormentare quello lì, vediamo se l'altro se ne accorge. No, non mi fido. Adesso arriva e lo facciamo addormentare, vai. Pac, ovetto. No, non se ne accorge, perfetto. Allora funziona così, insomma, sta dormendo e lo lascio dormire, forse si conoscono. Come vedete io sto raccogliendo anche delle yen, le monete, yen, credo siano yen comunque medievali, sono, qua mi ha preso, no, perfetto, sono un elemento in più che aumenta la longevità del gioco perché chiaramente il punteggio viene definito anche in base a quante monete sono raccolte, come tutti i giochi di questo tipo insegnano. Quindi, come meccaniche, i ragazzi di Starfall non si sono inventati la ruota, quello è sicuro, hanno comunque non poco. Ok, direi di andare al prossimo. Vi voglio far vedere le meccaniche del carrello, se non ricordo male ci sono. Questo
Questa meccanica ricorda tantissimo, mi ha ricordato tantissimo, Donkey Kong Country, fin dai primi capitoli, e probabilmente anche i ragazzi di Star Fox Studios ce l'avevano in testa, anche perché, da quello che ho capito e da quello che si può capire guardando il loro gioco, sono grandi fan della Nintendo. Non a caso, ricordo ancora che, qua ho perso il carrello, che la notte prima della chiusura della campagna Kickstarter hanno passato tutto il tempo svegli in attesa dell'ora zero giocando a Smash Bros. Quindi tanta roba, tanta roba. Ok, qua saltelliamo, adesso cerchiamo di prendere il carrello e usarlo perché altrimenti è inutile tutto. Ok. Il carrello si spinge, sì, col pad si spinge e noi lo possiamo guidare. Riusciamo a sfruttare le discese, possiamo nasconderci, possiamo saltellare e abbiamo così. In salita il carrello ci va perché noi utilizziamo il pad, ci hanno visto e vedendoci, come avete visto, voi bloccano il percorso del carrello con quei stop, che però non bloccano il nostro omino, il nostro ovetto. Ok, andiamo di nuovo con la freccia destra. Capitolo controlli. Su Wii U non so come sarà gestito, ma immagino bene, anche perché hanno il dev kit per Wii U. Su PC, Steam, io sto giocando con lo Steam Controller, che è un controller meraviglioso, non posso dire nient'altro, è splendido. Probabilmente vi farò un video sopra, anche se Smoist ne ha già parlato nel suo video di XCOM 2, quindi vi consiglio di andare a vedere il suo video per capire bene bene come funziona lo Steam Controller. E io mi sto trovando benissimo anche perché lo Steam Controller mi permette di gestire chiaramente l'omino come se fosse un platform e io con i platform mi trovo bene ancora con i controller, preferisco rispetto alle freccette direzionali, al WASD, ma anche di utilizzare la parte destra del controller, che se non avete visto è una specie di touchpad per mirare alle cose quando vado in modalità mira a distanza. Quindi ottima cosa, ottimo acquisto per questo gioco, ma non solo per questo. Direi che adesso faccio partire il prossimo capitolo e ci avviamo alla chiusura. Così direi che vi siete già fatti un'idea un po' del gioco. Se vi piace la modalità, andiamo su Shiro Peaks. I nomi sono sempre legati al cibo e quindi è una cosa apprezzabile. E mentre andiamo su Shiro Peaks, vi dico un po' come ho trovato la beta che io ho giocato interamente per un'ora e un quarto, quindi non è neanche troppo breve. E devo dire che mi è piaciuto un sacco. Non ero molto scettico, però non pensavo di giocarla con piacere per così tanto tempo. In realtà l'ho giocata tutto d'un fiato, anche grazie al controller che è piacevole, e probabilmente con la tastiera l'avrei gestito di meno. E mi ha divertito, cioè mi ha fatto ridere, è una cosa piacevole perché la grafica è bella, è cartunosa e tonda. Intanto muoio perché quando esternalizzo le mie emozioni diventa tutto un dramma. L'ho trovato veloce, fresco e i controlli rispondono bene, quindi non mi sono trovato nella condizione frustrante di non superare dei passaggi per colpa dei controlli. Se non ho passato dei passaggi, non li ho passati per colpa mia, perché non so gestire i salti, perché non ho ancora capito come utilizzare il personaggio. Inoltre, la gran varietà di personaggi e di tipologie, di micro tipologie di gameplay, mi hanno affascinato, ho cercato di provare un po' tutti i personaggi nei primi capitoli. E poi fa piacere passare
in rassegna tutti i livelli per vedere cosa si sono inventati in ciascun livello. Come vedete qui siamo al quinto mondo, la cosa è un po' più complessa. In realtà sto giocando male io, però c'è la neve, con la neve si possono fare delle cose, c'è la fiaccola che era presente anche negli altri capitoli, c'è la neve che può cadere, c'è la sfera di fumo che in realtà è uno strumento che ci si può portare dietro, ci sono i pupazzi di neve che sono usati come nascondiglio e ci sono quei cumuli di neve che possono attaccare i nostri amici. Quindi in definitiva è un gioco che secondo me offre un bel po' di varietà in un panorama che non è così ampio. Adesso Ubisoft ha fatto la sua parte, sono tre bei giochi, in realtà un bel gioco, gli altri due sono un po' più mediocri. Come vedete qui la mia sfera mi permette di gestirlo come se fosse un mouse, il mio puntatore. E poi abbiamo Mark of the Ninja, in questo caso abbiamo un gioco in più. Quindi se vi piace il genere, siete interessati, vi piace il cartoon, vi consiglio di partire con il pre-order perché ci siamo quasi e di provare il gioco perché merita, merita. È una bella parentesi. Con questo direi che è tutto, io vi saluto e vi ringrazio, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, se vi piace quello che facciamo sul canale sapete cosa fare, iscrivetevi e poi dissateci sul vostro canale se ce l'avete e io vi do appuntamento al prossimo video di gameplay, ciao!